Dentisti da tutta Italia si ritroveranno a Pesaro domani sabato 18 febbraio nel convegno organizzato dall'ANDI, Associazione Nazionale Dentisti Italiani di Pesaro Urbino, che incontra la Facoltà di Odontoiatria dell'Università Politecnica delle Marche. Il convegno, dal titolo Può la ricerca cambiare i nostri trattamenti, vedrà il via ai lavori a partire dalle 9 nell'auditorium Midspace della Chiara di Case Bruciate. L'obiettivo di questo incontro è proprio quello di creare un connubio fra quello che è il mondo della ricerca, della formazione, dell'insegnamento, quindi l'università, in questo caso l'Università Politecnica delle Marche, che è rappresentativa proprio del nostro territorio, e il mondo della professione, della libera professione, rappresentata in questo caso dall'Associazione ANDI, Associazione Nazionale Dentisti Italiani, che raggruppa praticamente i dentisti, i liberi professionisti che esercitano attività odontoiatrica nel territorio. Quindi un'occasione di crescita, di confronto e di formazione per tutti i dentisti ANDI. Il convegno radunerà nello stesso contesto tutti i docenti dell'Università Politecnica delle Marche e interverranno nell'occasione il presidente nazionale ANDI Carlo Ghirlanda, il presidente dell'Ordine dei Medici di Pesaro Paolo Battistini, il presidente della Commissione Sanità della Regione Nicola Baiocchi e il consigliere regionale Giorgio Cancellieri. Sarà l'occasione in questa circostanza quella di non solo approfondire i temi scientifici, quindi tesi proprio a formare, ad aumentare quelle che sono le conoscenze, quindi a andare a intervenire e migliorare quelli che sono poi i protocolli operativi, clinici, ma sarà anche un momento di confronto, grazie anche alla presenza dei politici istituzionali della Regione Marche, per affrontare un tema in questo momento estremamente caldo, che è quello dei nuovi parametri per il rinnovo delle autorizzazioni delle strutture sanitarie. Un tema estremamente caldo perché ha rappresentato un momento di grande confronto, devo dire molto costruttivo, che ci ha permesso anche di raggiungere obiettivi che permettano di avere un servizio sanitario per il cittadino sempre più avanzato, ottimizzato, di alta professionalità.